meraviglioso mondo del disco. Nei scorsi video abbiamo visto l'utilizzo dei giradischi, delle fonovaligie, l'ascolto diciamo in ogni zona, in ogni casa o per esempio sulla spiaggia, come si faceva negli anni 50 e 60, anche per cuccare un po', per fare bella figura. Ma il disco alla fine, chi l'ha inventato? Com'è stata questa invenzione del disco? No? È una domanda che molti sicuramente si fanno, perché è uno strumento che tutt'oggi, tra l'altro, sta ritornando molto di moda, anche per il rito dell'ascolto, non soltanto per la qualità, per il tipo di masterizzazione, eccetera, ma proprio per l'ascolto in se stesso, cioè dell'azione in cui si mette il disco sul piatto e ci concentriamo, ci rilassiamo e ascoltiamo effettivamente quella musica. Ma andiamo molto indietro, andiamo a fine 800, dove il grande, famosissimo inventore scienziato Thomas Alva Edison, dopo aver inventato tante cose, fra cui la lampadina, dette alla luce un'invenzione molto interessante, che era il fonografo, le macchine fonografiche di Edison. Siamo ovviamente intorno al 1880, più o meno siamo in quel periodo là, in cui Edison provò ad incidere la voce, ad incidere dei suoni, su un cilindro di cera, di cellulosa, primi esperimenti in cui si poteva fissare la voce in questo strumento meccanico. I cilindri erano ovviamente fatti un po' come il centrale della vostra carta per pulire, per esempio. Posso farvi questo esempio molto semplice: per pulirsi le mani, il centrale, ecco, questa forma così tonda, e sopra scorreva l'ago in cui si muoveva, e quindi c'era la possibilità di ascoltare. Aveva due velocità, quindi la lenta e la veloce, dove si potevano registrare voci, suoni, eccetera, eccetera. E in origine questa invenzione fu pensata come segreteria telefonica. Edison pensò che si potesse utilizzare, quando appunto l'operatore dell'ufficio si assentava dalla stanza, poteva mettere questa macchina per cui si poteva lasciare il messaggio, eccetera, eccetera. Insomma, questi erano i primi prototipi, i primi esperimenti di Edison, molto avanti, perché siamo naturalmente alla fine del secolo. Però dobbiamo pensare ad un altro personaggio che ebbe l'idea geniale, che è Emil Berliner, che ebbe un'idea molto incredibile. Anziché utilizzare il cilindro, pensò di trasporre tutto in una superficie piatta e quindi inventare il disco, cioè una superficie in cui era possibile, attraverso la rotazione, imprimere voci e suoni. Beh, all'inizio questa tecnologia sembrava non funzionasse, perché la velocità naturalmente è diversa, no? C'è un problema di velocità tangenziale, insomma tutta una serie di problemi geometrici che non sto qui ad elencarvi perché sarebbe una cosa noiosa. Però insomma gli esperti non davano grande credito a questa invenzione. Edison poi insomma sembrava un po' che se la fosse anche presa male, perché qualcuno lo avesse in un certo senso, non dico superato, ma avesse avuto un'altra idea. Sicuramente stampare un disco, poi l'idea è stata lungimirante, perché sarebbe stato sicuramente più facile piuttosto che riprodurre il cilindro uno per uno, era sicuramente una impresa più lenta e più costosa. E poi ovviamente la durata del cilindro non andava oltre i 4 o 5 minuti, quindi questo è un altro limite molto molto grosso. Andiamo quindi a fine degli anni dell'Ottocento, 1890 più o meno. I fratelli Pathé, dopo aver inventato la pellicola cinematografica, Charles e Emile Pathé hanno inventato tante cose, in Francia sono famosissimi, e sono stati i primi a commercializzare, a crederci da un punto di vista industriale su questo nuovo supporto, quindi stampare dei dischi attraverso vari procedimenti. Questi dischi qua che vi faccio vedere sono effettivamente cose vecchie di più di 100 anni, quindi andiamo al 1909, in modo particolare questo disco qua che state vedendo. Questa è ovviamente la versione italiana, esistevano per ogni paese la traduzione di quello che veniva fatto, quindi veniva scritto nella lingua corrispondente. Avevano già un numero di catalogo, quindi è possibile attraverso anche la navigazione in alcuni siti internet risalire anche al periodo e a vedere anche le versioni di questi dischi. Per esempio, cosa buffa e curiosa, che la Pathé aveva già messo molte sedi, fra cui anche l'Italia, in giro per l'Europa. La Safir, che era poi la versione invece russa, approdò appunto come grande strumento anche all'avanguardia in quegli anni, insomma, dove la tecnologia si stava evolvendo.
Veniamo a questi dischi qua, i dischi Patè, questa è la versione italiana ovviamente che rispecchia quella francese. Come vedete non c'è l'etichetta, ma veniva inciso come in una matrice a mano e quindi scritto a mano il nome dell'artista, in questo caso il numero del catalogo, il titolo della canzone, fra parentesi l'autore o anche chi in questo caso cantava, come vedete poi eseguito dal maestro con l'accompagnamento dell'orchestra sinfonica. Qui c'è poi la piccola descrizione dell'opera che andiamo ad ascoltare. Questi dischi sono particolari perché vanno a una velocità di 90 giri, alcuni Patè vanno a 100, altri vanno a 80. Non c'era ancora lo standard dei 78 giri che poi sarebbe nato successivamente a partire dagli anni 20 e 30. In Italia in modo particolare c'è traccia dei 78 giri anche degli anni 10, quindi si cercava in qualche modo uno standard che fosse per tutti lo stesso. L'inizio del disco, molti di voi possono pensare sia questo esterno, in realtà questi dischi iniziano dalla parte interna, quindi addirittura su alcuni cataloghi veniva specificato se era l'inizio all'esterno o all'interno del disco, proprio perché si stava appunto sperimentando entrambe le cose. Le macchine, i patefoni, così si chiamavano perché erano appunto i grammofoni della Patè, avevano una conformazione particolare, una membrana particolare e un tipo di testina anche particolare, una puntina che aveva una larghezza diversa da quelle che poi sono venute fuori. È ovvio che in questo periodo troviamo tante differenze, i dischi non sono tutti uguali perché appunto si stava cercando un vero e proprio standard che poi sarebbe arrivato negli anni 30 e 40 e poi con il microsolo solco sarebbe uniformato praticamente in tutto il mondo. In questo periodo è curioso trovare molte opere, per esempio estratte dalle operette, molti tenori, molta musica lirica, era un po' il repertorio, la hit parade se vogliamo, di quegli anni. Anche le dimensioni sono diverse, sono alcune fuori formato rispetto ai formati che siamo abituati a conoscere, per esempio questo assomiglia molto al 10 pollici, questo assomiglia un po' ai nostri attuali 33 giri, quindi un 12 pollici. E poi insomma altre formazioni a volte anche intermedie o anche più grandi. La Patè tra l'altro ha provato a fare anche dei dischi molto più grandi, il famoso disco da mezzo metro della Patè, che tra l'altro è anche molto raro da trovare, questo per aumentare la durata. È ovvio che le macchine per suonarli dovevano essere fatte su misura perché non è possibile poterle ascoltare con i giradischi di cui conosciamo l'esistenza oggi. Facciamo un piccolo esempio di ascolto, allora, perché immagino che vi sia venuta la curiosità e la voglia di sentire. Io qui ho scelto I Puritani, prendiamo questa opera di Bellini, qui andiamo a 78 giri, per cui apparirà un po' più lento rispetto alla velocità, è buffo perché sembra di metterlo alla fine il disco, e come vedete la puntina si muove, fa molto rumore perché chiaramente non riusciamo a sentire granché perché la puntina non è ovviamente quella giusta, quella adatta per l'ascolto di questi dischi, quindi dovremmo avere la testina adatta. Però è curioso il fatto che questi dischi, nonostante il passaggio di tutti questi anni, siano ancora con noi e siano ancora leggibili, per cui nasce ancora un'altra domanda: riusciremo ad inventare una tecnologia capace di resistere così nel tempo? Questa ovviamente è una domanda da fare agli scienziati, a coloro che stanno inventando futuri supporti, in modo che col tempo non si possono in qualche modo alterare o peggio ancora disperdere. Ultima curiosità che possiamo andare a vedere, ecco, questo è un altro tipo di formato, un po' più piccolo rispetto a quello che vi ho fatto vedere, sempre della Patè, quindi siamo sempre nell'epoca di fine 800, primi del 900, e poi abbiamo i dischi che tutti quanti conosciamo, quelli, i famosi 78 giri, i dischi da grammofono. Qua siamo sempre agli inizi del 900, in modo particolare questi sono i dischi del 1908-1909 perché sono incisi solo da una parte, come vedete dall'altra parte il disco è liscio, è pulito e quindi c'è la stampa solo da un lato e hanno una specie di scalino all'inizio. Questi ovviamente sono i dischi che hanno l'inizio dall'esterno e quindi sono facilmente ascoltabili. Chiaramente il suono è curioso perché è molto frusciato, però ci fa un'idea di quello che succedeva all'inizio del Novecento. Qui
qui molti sono canzoni popolari, molti sono altri brani da opere, e quindi ci raccontano quello che le persone ascoltavano in quel periodo, la hit parade dei primi del Novecento. Poi per andare avanti ancora potremmo prendere per esempio gli anni 30 e andare a trovare i dischi prodotti durante il Regno d'Italia con la Società Italiana di Fonotipia. Questo è un altro tipo di 78 giri, qua c'è già lo standard, qua siamo molto avanti nel tempo, però come vedete il supporto è cresciuto, si è evoluto in qualche modo, ha migliorato la sua qualità, però ha mantenuto questa forma sempre grazie all'invenzione di questo Berliner, che appunto ebbe l'intuizione magica di trasporre tutto ovviamente in un supporto piatto e rotondo, che è ovviamente il nostro disco.